esiste la magia. Radio Incontri Cortona vi presenta Film alla radio. Caro signor Potter, lei è stato ammesso alla scuola di magia e stregoneria. Buonasera, buonasera e benvenuti ad una nuova puntata della serie Film alla radio. Siete con Marco Pieroni su Radio Incontri in Blu Cortona. Stasera è la puntata numero 30. In questi mesi abbiamo raccontato e ascoltato 30 film. Andateli a cercare. Durante la diretta ci trovate in video sul nostro canale twitch.tv Radio Incontri Cortona e altrimenti nei vari podcast Spotify piuttosto che Google Podcast. Andate e cercate o Film alla radio o Marco Pieroni. Questa sera, come abbiamo sentito dalla sigla iniziale del compositore John Williams, proiettiamo alla radio Harry Potter e la pietra filosofale, Harry Potter and the Philosopher's Stone, distribuito negli Stati Uniti, Pakistan, Sri Lanka, India, come Harry Potter and the Sorcerer's Stone. È un film del 2001, diretto da Chris Columbus, sceneggiato da Steve Kloves, prodotto da David Ayman e distribuito dalla Warner Bros. Adattamento cinematografico dell'omonimo libro, primo episodio della serie di Harry Potter, scritta dall'autrice britannica J.K. Rowling. La storia narra il primo anno di Harry Potter a Hogwarts, dove scopre di essere un mago famoso e inizia la sua istruzione magica. Nel film compaiono Daniel Radcliffe nel ruolo di Harry Potter, assieme a Rupert Grint e Emma Watson, fantastica Emma Watson, in quelli dei migliori amici di Harry, Ron Weasley e Hermione Granger. Il film ha avuto 7 seguiti, il primo dei quali è stato La Camera dei Segreti. Non esiste la magia. Caro signor Potter, lei è stato ammesso alla scuola di magia e stregoneria. Presto lei e i suoi compagni vi unirete a noi e la sua educazione nelle arti magiche avrà inizio.
Dal montaggio cinematografico del film sono state eliminate scene che ammontano a circa 7 minuti aggiuntivi, poi reinserite nella versione estesa. Le riprese principali ebbero luogo dal 2 ottobre 2000 alla stazione di Gotland nel New Yorkshire, la cattedrale di Canterbury e lo Scotland Inventory Castle vennero candidati come possibili set per Hogwarts. Canterbury negò le riprese alla Warner Bros. A causa dei contenuti pagani del film. Alnwick Castle e la cattedrale di Gloucester vennero scelti come set principali per Hogwarts, con alcune scene girate a Harrow School. Altre scene di Hogwarts vennero girate alla cattedrale di Durham per un periodo di 2 o 3 settimane. Tra queste vi sono le scene dei corridoi e alcune lezioni. La Divinity School dell'Università di Oxford è stata utilizzata come infermeria di Hogwarts e la Duke Humphrey Library, che fa parte della biblioteca bodleiana, è stata usata come biblioteca della scuola. Le riprese delle scene a Private Drive ebbero luogo a Picket Post Close in Bracknell, Berkshire. Le riprese in strada richiesero 2 giorni anziché 1 come invece programmato, incrementando così il rimborso economico dovuto ai residenti della zona. Harry Potter, rimasto orfano dei genitori James Potter e Lily Evans all'età di 1 anno, viene lasciato dai professori della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, Albus Silente, preside della scuola, e Minerva McGranite, e dal guardiacaccia della scuola Rubeus Hagrid, davanti alla dimora degli zii materni Fernon e Petunia Dursley e dal cugino Dudley sulla strada di Privet Drive. Nei successivi 10 anni Harry cresce in un clima ostile, trattato come un estraneo a causa dell'odiosa e dell'invidia della zia Petunia provava nei confronti della sorella e costretto a dormire nello sgabuzzino sotto le scale. Presto però Harry si rende conto di essere in grado di fare cose incredibili, come quando con tutta la famiglia fa visita allo zoo nel giorno del compleanno di Dudley e mentre guarda un pitone Harry riesce a dialogare con lui e a far sparire il vetro della teca che lo rinchiude, facendo cadere al suo interno il cugino, liberando il serpente dalla sua prigionia. Postiglio del sottoscala 4 Private Drive, Little Wing in Surrey. Wow! Oh, Margie sta male, le aringhe erano quasi. Papà, Harry ha ricevuto una lettera! Ehi, dammela, quella è mia! Tua? E che mai ti scriverebbe? Perché, Dudley? Perché non c'è posta la domenica? Ben detto, Harry. Non c'è posta la domenica. Oh! Oggi nessuna maledetta lettera. No, signore. Non una sola dannatissima lettera. Neanche una. No, signore, neanche una schifosa, miserabile. Lasciami! Lasciami!
le penne d'oca e l'inchiostro. E di là tutte le cianfrusaglie per fare le stregonerie. Scopa da corsa bellissima. Guardate che roba, la nuova Nimbus 2000. Va come un fulmine. Ma Hagrid, come farà a pagare tutto questo? Io non ho soldi. I tuoi soldi sono lì, alla Gringotts, la banca dei maghi. Non c'è posto più sicuro. Non c'è. Forse so Hogwarts. Qualche giorno prima del suo 11° compleanno, Harry riceve una misteriosa lettera che però non riesce a leggere a causa dell'opposizione degli zii. Giorno dopo giorno le lettere stranamente recapitate da alcuni gufi aumentano sempre di più fino a rendere impossibile la vita a Privet Drive. Per sfuggire alle lettere, lo zio Vernon trasferisce tutta la famiglia in una miserabile catapecchia in mezzo al mare, un faro. Ma il giorno del suo compleanno, Harry riceve la visita di Hagrid, che finalmente gli consegna la lettera con la quale scopre di essere un mago e di essere stato ammesso alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Inoltre, Harry scopre che anche i suoi genitori erano stati dei maghi e che 10 anni prima erano stati uccisi dal più terribile mago oscuro di tutti i tempi, Lord Voldemort, e non morti in un incidente d'auto come gli era stato sempre fatto credere dagli zii. Harry scopre infine che la singolare cicatrice che porta sulla fronte era la testimonianza del fatto che lui è stato l'unico quella notte a sfuggire alla furia di Voldemort. Questo evento lo ha reso famoso agli occhi di tutta la comunità magica come il bambino che è sopravvissuto. Hagrid accompagna Harry a Diagon Alley, un quartiere magico nascosto nel centro di Londra, per procurargli l'occorrente per la scuola. Il ragazzo suscita subito l'ammirazione degli altri maghi quando questi sentono pronunciare il suo nome, tra cui Quirinus Raptor, che sarà il suo futuro professore di difesa contro le arti oscure. Harry viene poi accompagnato da Hagrid alla stazione londinese di King's Cross per prendere il treno in partenza dal binario 9¾, imbattendosi per la prima volta in Ron, membro della famiglia Weasley, anche lui al primo anno di scuola, e in Hermione Granger, una brillante ragazzina apparentemente saccente, di famiglia babbana, ovvero nata da genitori senza poteri magici. Durante il viaggio sull'Hogwarts Express, i tre fanno subito amicizia. Giunti a scuola, Harry fa la conoscenza anche dell'arrogante e superbo Draco Malfoy. Tra i due scatta subito una forte e reciproca antipatia. Qualcuno ha visto un rospo? Un ragazzo di nome Neville l'ha perso. No. Oh, state facendo magia. Vediamo allora. Per il sole splendente, per il fior di corallo, stupido topo diventa giallo. Sei sicuro che sia un vero incantesimo? Beh, non funziona, direi. Naturalmente anch'io ho provato a farne alcuni semplici e mi sono riusciti sempre. Per esempio, Oculus Reparo. Va meglio, dico bene. Per tutte le cavallette, tu sei Harry Potter. Io sono Hermione Granger e tu sei... Ron Weasley. Piacere. Vi conviene indossare le vostre divise e credo che manchi poco all'arrivo. Bene, aspettate qui, per favore. Dunque, prima di cominciare, il professor Silente vorrebbe dirvi alcune parole. Desidero dare a voi tutti alcuni annunci di inizio anno. Il primo anno, prendo nota, l'accesso alla foresta è severamente proibito a tutti gli studenti. Inoltre, il nostro guardiano, il signor Gazza,
mi ha chiesto di rammentarvi che la parte destra del corridoio del terzo piano è zona preclusa a tutti coloro che non desiderano fare una fine molto dolorosa. Grazie. Quando chiamerò il vostro nome, verrete avanti. Io vi metterò il cappello parlante sulla testa e sarete smistati nelle vostre case. Hermione Granger? Oh no, coraggio, sta calma. È matta quella là, te lo dico io. Ah, molto bene. Bene, ci sono. Grifondoro! Benvenuta. Draco Malfoy! Serpeverde! Tutte le streghe e i maghi diventati cattivi erano Serpeverde. Susan Ossas! C'è. Dove ti metto? Niente, sto bene. Vediamo. Ci sono! Tasso rosso! Ronald Weasley! Un altro Weasley. So esattamente cosa fare con te. Grifondoro! Harry Potter? Difficile, molto difficile. Coraggio da vendere, vedo. Anche un cervello niente male. C'è talento, oh sì, e desiderio di mettersi alla prova. Ma dove ti colloco? Non Serpeverde? Ne sei sicuro? Potresti diventare grande, sai. È tutto qui, nella tua testa. Il Serpeverde ti aiuterebbe sulla via della grandezza. Su questo non c'è dubbio, no? Ti prego. Beh, se ne sei sicuro. Tutto tranne Serpeverde. Sarà meglio Grifondoro. Ci saranno sventoli di bacchette o stupidi incantesimi in questo corso. Come tale, non mi aspetto che molti di voi apprezzino la sottile scienza e l'esatta arte del preparare pozioni, comunque ai pochi scelti dal fato che possiedono la predisposizione. Io posso insegnare come stregare la mente, irretire i sensi. Posso dire come imbottigliare la fama, approntare la gloria, fino anche a mettere un fermo alla morte. Tuttavia, magari alcuni di voi sono venuti a Hogwarts in possesso di abilità così formidabili da sentirsi completi abbastanza da non prestare attenzione. Signor Potter, la nostra nuova celebrità. Dimmi cosa ottengo se verso della radice di asfodela in polvere in un'infusione di artemisia. Non lo sai? Bene, riproviamo. Dove guarderesti, Potter, se ti chiedessi di trovarmi un besoar?
Non lo so, signore. E qual è la differenza tra Aconito e Luparia? Non lo so, signore. Peccato. È chiaro che la fama non è tutto. Vero, signor Potter? È chiaro che Hermione lo sa. È un peccato non chiederglielo. Silenzio. Tutti i ragazzi del primo anno devono essere assegnati dal cappello parlante ad una delle quattro case della scuola: Grifondoro, Serpeverde, Tasso Rosso e Corvo Nero. Harry, Ron e Hermione vengono assegnati alla casa di Grifondoro, mentre Malfoy finisce in quella di Serpeverde.
Harry comincia a frequentare i corsi di magia, tra cui quelli di volo, tenuti da Madama Boom, dove si distingue per la sua innata bravura nel volare a cavallo del manico di scopa, cosa che lo farà diventare il nuovo cercatore della squadra di Quidditch del Grifondoro, il gioco più popolare del mondo magico. Nel corso dell'anno i tre protagonisti vengono a conoscenza del fatto che sotto una misteriosa botola presente nel castello di Hogwarts è custodita la pietra filosofale, una pietra magica in grado di trasformare qualsiasi metallo in oro puro e di produrlo in elisir di lunga vita. I tre si convincono che il severo e antipatico professore di pozioni, Severus Piton, il quale nutre una particolare avversione per Harry, voglia rubarla per consegnarla a Voldemort. Avvistato nell'adiacente foresta proibita mentre beveva sangue di un unicorno, noto per le sue proprietà curative, e decidono quindi di intervenire. I tre amici devono superare diverse prove prima di giungere alla pietra, eludere la guardia di Fuffi, un cane a tre teste, non lasciarsi soffocare dalle radici ramificate del tranello del diavolo, sfuggire a uno sciame di chiari volanti e vincere una partita a scacchi a misura d'uomo. Mentre Hermione rimane ad accudire Ron, caduto dal cavallo al termine della partita a scacchi, il solo Harry giunge alla fine del percorso, dove si trova, tra l'altro, lo specchio delle brame, in grado di mostrare alla persona che ci si specchia ciò che più desidera. Diamo ora il microfono a Francesca Pellegrini, blogger, esperta di cinema, scrive per iMovies, Feltrinelli e Vanity Fair, e ha un suo blog. A te, Francesca. Buonasera a tutti i maghi e babbani in ascolto. Eccomi qui per lanciarvi l'incantesimo numerologico di Harry Potter, con una sfilza di curiosità da non crederci. 2000, il numero delle volte in cui è stata applicata con il trucco la cicatrice a forma di saetta sulla fronte di Daniel Radcliffe. 200, le creature magiche inventate per l'octalogia potteriana. 160, i diversi pali ad occhiali inforcati dal protagonista nel corso degli 8 film. 250, i dipinti maestosi creati per la scalinata di marmo di Hogwarts. 70, le bacchette usate sul set della saga originale. E sono 19 e 6 minuti complessivi la durata di tutti gli 8 film. E infine 12, le case editrici che hanno respinto la bozza di Harry Potter e la pietra filosofale, prima che questa venisse pubblicata dalla Bloomsbury Publishing, rendendo J.K. Rowling una delle donne più influenti del pianeta.
E vi ricordo che siete in compagnia di Radio Incontri in Blu Cortona, Marco Pieroni insieme a Carlo Lancia e regia, e stiamo trasmettendo Harry Potter e la pietra filosofale. Abbiamo ascoltato un brano magistrale di John Williams che ha curato tutta la colonna sonora di Harry Potter, il quale incontra Raptor e si rende conto che è proprio lui, l'insospettabile professore di difesa contro le arti oscure, a volere la pietra e non Piton. Raptor gli rivela quindi che era stato proprio lui che aveva cercato di ucciderlo durante la partita di Quidditch, mentre Piton in realtà cercava solo di proteggerlo. Ci sarebbe riuscito se non fosse stato per Hermione, che involontariamente aveva sventato il suo piano provocando l'incendio del mantello di Piton e interrompendo all'ultimo momento il contatto visivo di Raptor su Harry Potter. Raptor alla fine si toglie il turbante che da sempre porta sulla testa, e nel retro della testa c'è quello di Voldemort, che sopravvive sfruttando come un parassita il corpo del professore, perché ha bisogno della pietra filosofale per tornare definitivamente in vita, motivo per cui beveva sangue d'unicorno. Harry cerca di fuggire, ma Raptor gli sbarra la strada, dando fuoco ai gradini della stanza. Guardandosi nello specchio, il giovane mago vede la sua stessa immagine riflessa che estrae la pietra filosofale dalla tasca. Strizzandogli l'occhio, cercando di non farsi scoprire, Harry porta la mano alla tasca e si sente che si è materializzato qualcosa e si ritrova così ad avere in possesso la pietra filosofale. Diamo ora il microfono a Maria Vittoria Pierleoni, storyteller appassionata di cinema e fotografia. A te, Maria Vittoria. Buonasera a tutti. Finalmente c'è una chance anche per i babbani di diventare maghi. E si chiama Hogwarts Legacy, il miglior videogioco di ruolo a tema Harry Potter mai realizzato prima. Il titolo è un'esperienza open world in cui l'ambientazione si estende oltre i terreni della scuola di magia, che resta comunque l'attrazione principale, fino ai luoghi circostanti come la foresta proibita e il villaggio di Hogsmeade. La storia di Hogwarts Legacy ci porterà nel mondo dei maghi intorno al 1800, ovvero quasi 200 anni prima degli eventi raccontati nei libri di Harry Potter. Il titolo presenta una storia originale che ci permetterà di sperimentare la vita di uno studente del quinto anno di Hogwarts, al quale hanno concesso l'ammissione in ritardo con la missione di combattere dei maghi oscuri. Come in molti giochi di ruolo, anche Hogwarts Legacy ci permetterà di creare un personaggio quanto più fedele possibile a noi, partendo da un personaggio preimpostato, a cui poter modificare alcuni aspetti, come la carnagione, la forma del naso o della bocca, l'acconciatura, i colori di capelli e occhi e selezionarne la voce. Sarà infine possibile scegliere se alloggiare nel dormitorio delle streghe o dei maghi indipendentemente dall'aspetto selezionato. Incontreremo anche fantasmi familiari di Harry Potter, come Nick quasi senza testa, Pips e il professor Binns. Oltre ai professori di scuola di incantesimi, difesa contro le arti oscure, pozioni ed erbologia, e sarà proprio grazie alle loro lezioni che si potranno perfezionare le tecniche di combattimento. Gli incantesimi rientreranno nelle varie categorie come danno o controllo e saranno approssimativamente segnate con dei colori per aiutarci a distruggere gli scudi dei nemici. Durante il combattimento vi sarà anche una meccanica in stile Batman Arkham per evitare gli attacchi in arrivo. Si potranno inoltre sbloccare più contenuti della storia conoscendo gli amici e i retroscena. Non mancheranno le occasioni per salire a bordo di un ippogrifo, sempre che si riesca ad addomesticarlo, o sulla scopa volante e, perché no, cimentarsi in una partita di Quidditch. In alto le bacchette e alla prossima puntata! Voldemort se ne rende conto e, parlando riflesso nello specchio, cerca di convincerlo a unirsi a lui e dargli la pietra, promettendogli di riportare in vita i suoi genitori. Ma Harry si rifiuta. Raptor si avventa su Harry per ucciderlo, ma quest'ultimo lo riduce inconsapevolmente in polvere, semplicemente toccandolo, nell'atto di difendere se stesso e la pietra. Quando Harry recupera la pietra e si volta, vede lo spirito di Voldemort che si alza dalla polvere e prende forma. Voldemort scappa via e durante la fuga trapassa Harry, facendolo svenire.
Il giovane mago si risveglia alcuni giorni dopo in un'infermeria dove il professor Silente gli spiega il motivo della sua vittoria. La notte in cui Voldemort assassinò i suoi genitori, l'amore trasmessogli dalla madre Lily con il suo sacrificio lo protesse e tuttora quell'incantesimo scorre nelle sue vene. Per questo motivo quel sentimento d'amore intollerabile per Raptor, posseduto da Voldemort, ha reso impossibile al professore di sopportare il suo tocco. Silente gli spiega anche che per il bene di tutti la pietra filosofale è stata distrutta. Avanti, dammi la pietra!
La pietra filosofale o pietra dei filosofi, in latino lapis philosophorum, è per eccellenza la sostanza catalizzatrice, simbolo dell'alchimia, capace di risanare la corruzione della materia. Quindi in realtà non è una pietra, ma è una sostanza. John Williams venne scelto per comporre la colonna sonora del film. Williams lavorò alla composizione nelle sue case di Los Angeles e Tanglewood, prima di effettuare la registrazione a Londra nell'agosto 2001. Uno dei temi principali è chiamato Edwige Theme, il tema d'Edwige. Williams ritenne che il suo lavoro concluso piacesse un po' a tutti. La colonna sonora uscì sul mercato il 3 ottobre 2001 su CD. Il primo teaser poster è stato distribuito il giorno di Capodanno 2001. Il primo teaser trailer invece è stato mostrato via satellite il 2 marzo 2001, debuttando poi al cinema allegato a un film spot Super Cane Anticrimine. Pensate. Giunge la fine dell'anno scolastico e giunge anche la premiazione della Coppa delle Case, che viene vinta da Grifondoro grazie a dei punti bonus assegnati all'ultimo a Harry, Ron e Hermione per il loro eroico atto, e a un altro membro del gruppo, Neville, uno sfortunato studente che aveva cercato di fermare il trio, ottenendo punti per il suo coraggio, che consentono loro di superare il Serpeverde, inizialmente in vantaggio. Gli studenti salgono sull'Hogwarts Express per tornare a casa e Hagrid regala a Harry un album fotografico magico dei suoi genitori e gli consiglia, nel caso i suoi zii lo infastidissero, di minacciarli con la magia, anche se i maghi minorenni non possono fare magie fuori dalla scuola. Ma questo i Dursley non lo sanno. Un altro anno è passato. Ora, se ho ben capito, va assegnata la Coppa delle Case. La classifica è la seguente. Al quarto posto, Grifondoro con 312 punti. Al terzo posto, Tasso Rosso con 352 punti. Al secondo posto, Corvo Nero con 426 punti. E al primo posto, con 472 punti, Serpeverde. Sì, complimenti, Serpeverde, complimenti. Tuttavia, alcuni recenti avvenimenti vanno presi in considerazione. E ho alcuni punti dell'ultimo minuto da assegnare. Alla signorina Hermione Granger, per il lucido uso dell'intelletto, mentre altri erano in grave pericolo, 50 punti. Secondo, al signor Ronald Weasley, per la migliore partita a scacchi che Hogwarts abbia visto da molti anni. 50 punti. E terzo, al signor Harry Potter, per il suo sangue freddo e l'eccezionale coraggio, attribuisco al Grifondoro 60 punti. All'amore con Serpeverde. E infine, occorre notevole ardimento per affrontare i nemici, ma molto di più per affrontare gli amici. Attribuisco 10 punti a Neville Paciocco. Presumendo che i miei calcoli siano esatti, sono del parere che un cambio di decorazioni è opportuno.
vince la Coppa delle Case. E tutti vissero felici e contenti, no, nel senso che 482 a 472 con un po' di accosto, diciamo, del direttore della scuola. Comunque, alla fine Grifondoro vincerà. Anche questa sera abbiamo ascoltato e immaginato un altro fantastico film. Dopo la sigla sentiamo e vi faccio ascoltare il brano Hedwig Team di John Williams, il tema principale del film. Ringrazio tutti quelli che si sono fermati con me ad ascoltare e immaginare il film. Ringrazio Carlo che mi segue sempre alla regia, Silvia redazione e Francesca Pellegrini, critica cinematografica, e Maria Vittoria Pierleoni, storyteller, che mi danno la mano in queste ultime puntate. Le ringrazio. Io vi saluto, vi ricordo che il podcast lo trovate su radioincontri.org e anche su Google Podcast, Spotify e Apple Podcast, cercando Il Film alla Radio o Marco Pieroni. E vi do appuntamento alla prossima puntata, sempre di lunedì e di replica il venerdì, sempre alle 21. Ciao! Su, avanti, sbrigatevi o farete tardi! Il treno parte, forza, forza! Coraggio, muoversi! Forza, Harry! Un momento. Pensavi di andartene senza salutare, eh? Questo è per te. Senti, Harry, se quello scemo di tuo cugino Dudley ti dà qualche seccatura, puoi sempre minacciarlo di fargli spuntare due orecchie tipo la sua coda. Ma Hagrid non ci ha permesso fare magia lontano da Hogwarts, lo sai bene. Io sì, ma tuo cugino no, giusto? Eh? Sembra strano tornare a casa. Non ti pare? Quella non è casa mia. Non proprio. Radio Incontri Cortona vi ha presentato Film alla Radio.